quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato, e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Gesù è in cammino e attraversando la Galilea entra a Cafarnao. Entrare è un verbo che l'Evangelista Matteo usa due volte in questo brano. La prima per dire appunto l'ingresso di Gesù in questa città. Gesù entra a Cafarnao, non ci passa distrattamente, ma ci va dentro, vuole avere a che fare con i suoi abitanti. E tra di essi c'è questo centurione, un pagano, un rappresentante dei Romani, cioè degli invasori di Israele. Non potrebbe esserci di peggio agli occhi di un ebreo. Ma Gesù, quando il centurione gli parla del suo servo paralizzato, non ci pensa su neanche un po' e subito gli dice: «Verrò e lo guarirò». Vuole entrare sotto il tetto di quell'uomo pagano, così come d'altronde è entrato in casa dei pubblicani Matteo e Zaccheo. Dove trova accoglienza e disponibilità, Gesù entra. Entra, appunto, va dentro, vuole avere a che fare con quella persona, con quella storia. Ma il centurione non gli aveva chiesto di venire, perché non si sente degno che Gesù entri da lui. Che meraviglia vedere tanta umiltà in un uomo poi che ha autorità ed è abituato a comandare, come dice lui stesso. Infatti Gesù si meraviglia della sua fede umile e ancora una volta ci spiazza. Non solo vuole entrare in casa di un pagano, ma addirittura lo loda per la sua fede. «Presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande». Il che vuol dire che Gesù indica come modello di fede la persona ritenuta più lontana dalla fede. Il che vuol dire che non c'è lontananza, limite, fragilità, peccato che ci precludono di far entrare Dio in noi. Alla fine poi Gesù non entra nella casa del centurione, ma certamente era entrato nel suo cuore. Lo dimostra la sua preghiera accorata, accompagnata dal profondo senso della propria indegnità e dalla consapevolezza di non poter accampare alcuna pretesa nei confronti di Gesù. Un'ultima annotazione sulla frase bellissima che dice il centurione: «Signore, non sono degno». Sono le parole che ripetiamo alla messa prima di ricevere la comunione, magari distrattamente, come purtroppo talora capita. La prossima volta che le diciamo, soffermiamoci un attimo a rifletterci su. Il Signore lo sa che non siamo degni, ma ci ama lo stesso, e lo stesso vuole venire per colmarci della sua misericordia. Lasciamolo entrare.